Sì, ci penso io. Dai, dai. Grande, Possiamo stare? Spostiamoci. Ah, va andare! Vai! È lotta, io l'ho visto! Vai avanti! Da qua scende! Ah, forse le cacce! Da qua scende! Spazio là! Vedi che c'è da qua! Da dove? Un po' di spazio ragazzi, ora c'è tempo. Facciamolo rilassare perché c'è paura. Ah, ok, perfetto. I caffè, la sigla. Qua sono i caffè, là sono i caffè. Sì, intanto non ci scendi. Paolo! Vabbè, dai, prendi, qua ci sono i caffè. Che è sceso? Fammelo passare. C'è un po' di ordine qua? Sì, deve essere. Ragazzi, spostiamoci, dai. Questi servizi di là da fare video. Sta arrivando. Dovete formare un cordone in modo tale da farlo uscire. Va bene, sì, ok. Ci sono i ragazzi di Santo Stefano qua. Chiama i ragazzi di Santo Stefano. Vabbè, io mi sposto all'oggetto. Tempo dopo l'intervista. Fabio! Santo Stefano. Ok, un pezzo di cordone. Quello dopo. Adesso ragazzi. Poi? A mia risposta. Aspetta, stanno prendendo il caffè, voi formate il tè nel cordone, basta che non si lanciano tutto il cuore. Ci può dire, buon anno. Buon anno. Ti sento un cavolo di un caffè. Un chiaro allora. La sigaretta, buon, e poi... Te ne dimentichi una, vengono a prenderti la casa.
paga col 20% di sconto, non me lo paga a 1000, lo pago a 800 euro fra 6 mesi. Che cosa fai tu? Hai i contatti? Ti dice che paghi 800 invece che 1000 fra 6 mesi, ti sono detto. Però ti fanno firmare dietro un contrattino. Tu sei in negozio, non sei in una banca. E il contrattino che ti fanno firmare è la trappola per arrivare a cose incredibili. È tra 6 mesi, tra 6 mesi, non entro 6 mesi. È tra 6 mesi, non entro 6 mesi. Vuol dire che nella data precisa di oggi, ma tra 6 mesi, riceverai un bollettino della Findomestic e pagherai quel giorno lì. Ma se ti dimentichi fra 6 mesi, sei ammalato, hai fatto un viaggio e ti arriva il bollettino e non lo paghi, hai firmato un'apertura di credito tuo attraverso la banca Findomestic. E Findomestic comincia a metterci gli interessi sopra e televisore invece di 1000 tu paghi 2000. Non ce la fai, vengono e ti ipotecano la casa. Allora è questa la mafia che dobbiamo combattere, la mafia degli affari, delle banche, dei notai, dei commercialisti. Noi oggi abbiamo una delinquenza a norma di legge, ma lo vedete anche in questo comune qui. Non si può dire che siano dei fuori legge, hanno creato prima la legge e poi il numero a norma di legge. È incredibile. Ci sono ancora 100 parlamentari, 100, 110 parlamentari nel nostro Parlamento, ci sono, che sono condannati in via definitiva. Ora come fai a tenere nel Parlamento una persona condannata per i reati più incredibili? Ti danno il voto, tu compri i voti e tu gli dai soldi e lavoro. Ma mentre il PDL li compra, il PD li prende gratis. Allora, la differenza è tutta lì. Con la TAP, con i grandi lavori, tutti dicono, come mai non facciamo il ponte, il ponte. Guardate che qui c'è una rivoluzione in corso. Il ponte io non lo so se è da fare o no, io sono personalmente contrario. Dice a nessuno, no, per dire facciamo il ponte sì o no, lo dobbiamo decidere noi con un referendum propositivo senza noi, lo decidiamo noi. Ecco perché noi dobbiamo andare in Parlamento per inserire nella Costituzione degli strumenti. Guardate che queste persone qua del movimento, è un movimento che ha un'idea, è nata così in rete. In rete, voi avete bisogno di rete, non avete strada, non avete ferrovie, avete una roba che è imbarazzante dalla bellezza di quest'isola qua. C'è tutta cultura, scavi, come scavi viene fuori un normanno, un greco, un latino, viene fuori non so qualsiasi cosa. Scavi, che cazzo è provenzano lì, non so. Allora, come scavi è una sorpresa. Avete il cibo, avete il cibo. Io sono non digerisco da 3 giorni questi cazzo di arancini, maledetto. Avete il mare, avete cose meravigliose, potreste vivere di turismo. E arriviamo a Messina, una città meravigliosa, Messina bypassata dal turismo, perché non c'è un centro storico, non c'è un centro pedonale, ci sono barriere architettoniche, arrivano le navi a Messina, li caricano sui Pullman e sui Pullman li portano direttamente a Taormina. E invece Messina è una città straordinaria da vedere, ma non si può, non c'è un centro senza automobili. Siete, è una città meravigliosa delle automobili, è incredibile. Allora, che cosa succede? Che questo movimento parte dal basso, sono giovani, noi vogliamo inserire il movimento, che cos'è? Azzerare completamente questa classe politica, mandarla a casa. Come fate conto, se dovete dare un'immagine al Movimento 5 Stelle, come un'immagine, è un autospurgo di quelli puliti, sai? Un autospurgo che aspira,
noi volevamo schierarli tutti e depositarli in luoghi più consoni alla loro natura. Dentro le SPA, prima di andare via, l'amministrazione che è stata commissariata, quindi ha fallito, ha lasciato dentro di un miliardo, prima di andare via hanno riconfermato con un contratto di 5 anni di quelli che si erano dentro l'amministrazione. Quindi tu entri a uno che è stato riassunto per 5 anni, non c'hai i soldi, c'hai i debiti, devi fare una causa con gli avvocati, non ce l'ha. Ma ti sembra normale, non basta, prima di andare via hanno nominato 4.500. Io vorrei che il marciapiede lì fosse messo a posto, io vorrei che l'autobus passasse più di più in quella stazione. Ognuno dà dei suggerimenti, l'assessore prende i suggerimenti, si discute, poi si vota. Cari cittadini, non abbiamo più bisogno di intermediari, va bene? Non è difficile, non è difficile, poi c'è un comune di 6.500 anni, non è difficile. La politica è la cosa più semplice, ce l'hanno contrabbandata come l'arte della complessità. Non è l'arte della complessità. Questo movimento nasce da un'idea. Adesso sono tutti a dire sui giornali. Oh, sui giornali c'è scritto, su, i giornali che fanno opinioni, sono tre. La stampa per gli agnelli, ma non ce lo scrivo. Il Corriere delle banche della Confindustria, ma non ce lo scrivo, e la Repubblica, che è l'organo ufficiale del PD, fatto da De Benedetti, che vive in Svizzera. De Benedetti, tessera numero uno del PD, quello che in 6 anni ha preso la più grande azienda strategica di informazione del mondo, l'Olivetti, e l'ha ridotta in miseria totale. Questi sono gli imprenditori che abbiamo noi. Allora, tre giornali fanno l'opinione pubblica, 7 televisioni fanno l'opinione pubblica, 5 sono di Berlusconi e 3 sono dei partiti politici.
bella strada, oggi è in mezzo alla gente, poi vengo qua e faccio un comizietto, perché so che mi fa piacere sentire un po' le cazzate che dico. Ma io mi diverto per sentire quello che mi dite voi, è quello che mi hanno detto oggi al bar, cosa ci hanno detto? Grillo, vieni qua, fai la star, attraversi, tanto qua non cambia una mente. Certo, se sono tutti come te, lo so che non cambia una mente. E poi un altro mi dice, intanto io non vado a votare, tanto siete tutti uguali, ma mandate su, non fate tutti. Io non voto da 10 anni, non vado più a votare. La politica mi fa schifo, io non mi occupo di politica. Allora gli ho detto, guarda amico, che se tu non ti occupi di politica, la politica si occupa di te, molto te. Si occupa di te. Io non ho votato per questo, che ero venuto. E chi me lo fa fare? Io ho i soldi, ho fatto 40 anni di lavoro. Non ho chiesto rimborsi pubblici a nessuno, facevo i miei spettacoli. Io venivo qua e questa gente qui che avete vedete adesso, riempivo i palazzetti e mi facevo cagare, pensa un po', era il mio lavoro. E allora ho detto, bene, ho raggiunto una buona condizione economica, c'ho la mia villa, mi chiudo nella mia villa e poi sto a guardare, lo devo fare. Sto a guardare i miei 6 figli, 2 sono andati in Australia, un altro è andato a San Francisco. Stavo a guardare, poi ho detto, ma perché devo stare a guardare? E io non ce la faccio stare a guardare, chi se ne frega? E ho cominciato a dividere il mio lavoro, una parte del mio lavoro mi faccio retribuire perché è giusto che il lavoro sia retribuito e un'altra parte lo faccio per gli altri. Mi sembra un esempio che dovremmo fare tutti. Allora se lo facessimo tutti, tu fai l'avvocato, un po' ti fai pagare un po' aiuti le persone, se tu fai l'idraulico, un po' ti fai pagare un po' aiuti le persone, chiunque può fare questa cosa. Abbiamo bisogno di sentirci comunità, porca puttana, siamo uni contro gli altri, siamo quello dello scontrino del bar che non paga, siamo il disoccupato contro l'occupato, il nero contro il bianco. Il debito pubblico non l'abbiamo mica fatto noi, il debito di questa città non l'avete fatto voi, ve lo vogliono far pagare a voi. E allora abbiamo bisogno di idee che sono semplici, inserire al posto di questa melma dei cittadini normali come voi, che dedicano un po' del tempo alla propria città, alla propria regione e alla propria nazione, con una retribuzione giusta, con tempo limitato, 2 legislature poi vai a casa. Hanno scoperto che la gente si è incazzata, allora ecco, mi tolgo il 10% dello stipendio, io vado in comune con il monopattino, ci stanno delirando per rubare tempo, hanno bisogno di te. Questa nazione è fallita l'anno scorso, è fallita, tutti i parametri sono peggiorati, 650.000 aziende hanno chiuso, ne sapete qualcosa voi, dall'agricoltura alla legge Bolkestein, abbiamo firmato delle leggi senza che noi sapessimo nulla, per esempio il trattato di Lisbona, cos'è il trattato di Lisbona? Il trattato di Lisbona l'hanno firmato, non sappiamo neanche cosa sia, eppure il trattato di Lisbona bypassa la nostra Costituzione, se scoppia una guerra, attraverso il trattato di Lisbona noi siamo obbligati a intervenire contro l'articolo 11 della nostra Costituzione. Io sono stufo di farmi prendere per il culo e non contare nulla, io sono stufo che il 95% degli italiani dicono no ai finanziamenti ai partiti, loro cambiano semanticamente una parola, si chiamano rimborsi e poi passano la volontà popolare.
spettavano 1.700.000 euro di rimborso elettorale, non l'abbiamo preso. Non l'abbiamo preso, abbiamo regalato indietro. Siamo scemi, perché raccogliamo in fondo a 2 euro, 3 euro, ne mandi 10, hanno bisogno di tutto, no? Non prendiamo soldi. Gli assessori, i consiglieri regionali in Emilia e in Piemonte, che avrebbero avuto uno stipendio di 12.000 euro, se lo sono ridotti per 85%, prendono 2.500 euro. Vedete oggi, qualsiasi cosa coperchio apre, viene fuori questa roba che non sono i lusi, non sono i Batman, perché poi vanno in galera, noi paghiamo 300 euro al giorno per questa gente in galera, non devono andare in galera, poi dimagriscono, non so se avete Cuffaro per un fighetto, dove è stato? Non ha più di fatto, no, in galera. Rimborsi elettorali, prendono i rimborsi elettorali che non sono i loro e rubano delle cose già rubate, è il furto alla seconda potenza, rubano cose rubate, è un riciclaggio di furto. Allora, ma basta, dobbiamo far tornare di modo a onestà la legge della domanda e dell'offerta alle persone per bene e onesti. Quindi ripeto, cioè, oltre a essere avere dei comportamenti delinquenziali, sono dilettanti allo sbaraglio, non sanno nulla. Se tu li parli di economia, non sanno un cazzo. Loro lo spread fanno spendere di più, fanno di soldi, fanno di tassi di interesse, fanno di economia. Quella non è economia, amici, quella è un'altra cosa. L'economia sono quantità di cose che girano. L'economia sono 5 miliardi di tonnellate di merci che girano con un miliardo corridoio C, che partire da qui il corridoio C, capito? Mira qui con un treno veloce che va su, buca una galleria e poi va verso la Spagna, il Portogallo, e poi dal Portogallo all'Urano. Il Portogallo sono messi peggio di noi, non fanno nessun'altra velocità. Gli Urali e l'Unione Sovietica hanno detto noi non possiamo permetterci. La Germania ha detto noi non possiamo più fare alta velocità perché il costo a chilometro dell'alta velocità è 4 volte il costo di un chilometro di un binario normale. Non se lo possono permettere i tedeschi e noi sì. Ma è incredibile. È incredibile. Non sappiamo le notizie. E allora, l'economia è la schizofrenia di oggi. Allora, noi facciamo strutture, strade, super veloci, ferrovie super veloci, per fare cosa? Per permettere agli svizzeri di fare i pigiami la vita e poi fare le asole, mettono i pigiami per andare sul camion, camion parte, va in Portogallo, fanno le asole in Portogallo, le asole, e poi tornano in Svizzera e attaccano i bottoni. Ma mi sembra sensato. Mi sembra sensato, le patate della Westfalia, le patate vengono tolte, messe su un camion e arrivano in Sicilia, 102.000 km sul camion, vengono lavate con un'acqua particolare che avete voi, un'acqua che si chiama Minchiarella, che cazzo di acqua sarà, non lo so, vengono solo lavate, tornano in Westfalia, le tagliano, fanno a frigo, le friggono, su un camion, e noi vorremmo fare strade ancora più strade per mettere questa schizofrenia. Ma io voglio un politico che vada in autostrada, fermi un camion, lo fermi e dica scusi un attimo, mi faccia vedere cosa c'è dietro.
cosa porta? Scoprirete una cosa banalissima: per il 50% dei camion che girano in Europa sono vuoti. Vuoti! Vuol dire che non riescono a fare un piano logistico per fare, perché se noi riuscissimo a farli viaggiare sempre pieni, diminuiremo del 50% il traffico. Io vengo da un porto dove i container in porto a Genova sono metà vuoti, i canali sono vuoti, siamo in recessione mondiale, 1.300.000 cinesi sono in recessione, 1.000.000 di indiani sono in recessione, il petrolio va sempre più su e tu fai infrastrutture per far passare. Allora, io sono sicuro che può partire da qua qualche cosa di straordinario, deve partire da qua. Guardate, avete le tenenti, avete l'università, dovete fare... adesso vi parlo un po' di progetti, quello che la lista, lui mi ha fatto una lista, loro hanno fatto una lista, questi signori lui lo conoscevo dall'anno scorso, 80 persone di lista io l'ho conosciuti qua, li sto conoscendo adesso. Qui è una lista spontanea, nessuna cosa che è andata da l'altra. Io tengo a precisare che io mi occupo di garantire che chi entra nella lista sia una persona per bene. Garantisco io, questo sì. Garantisco perché mi faccio mandare la fedina penale, mi faccio mandare la residenza, perché deve essere residente qua, mi faccio mandare una dichiarazione che non ho più fatto più di una legislatura e mi faccio mandare una dichiarazione che non è iscritto a nessun partito. Non riesco a capire. Non riescono a capire questo movimento. Quando mi parlano i giornalisti sono rimasti con dei linguaggi che non riesco neanche a capire io. Il 3% con cui si allea, questo non è cambiare una classe politica con un'altra, non me ne frega nulla. Questa è una rivoluzione di cultura, di cultura per tutti i cittadini, porca puttana. E io non voglio rinunciare il voto di nessuno, perché se voi avete intenzione di votare questo movimento, queste persone come voi, a cambiare qualche cosa nella vostra vita, non parlo neanche, parlavo con... dovete rischiare qualcosa, perché tengo casa, tengo famiglia, tengo lavoro, con la paura non si va da nessuna parte, si rischia qualcosa, come loro rischiano qualcosa, come io rischio qualcosa. È venuto un primario di neonatologia in Italia. Mi ha detto, guarda, Grillo, io ti devo dire una cosa, sono schifato, perché nel mio reparto vediamo la chemioterapia, i farmaci chemioterapici, e ne abbiamo di due tipi, di serie A, di fascia A e fascia B. La fascia A costano di più, perché hanno meno effetti collaterali, li diamo a chi se li può permettere. La fascia B hanno molto più effetti collaterali, li diamo ai poveracci. Mi fa schifo questa cosa, ma io sono il primo. Poi gli ho detto, cazzo, dottore, mi fa piacere che me lo dici. Mi dice, faccia qualcosa, Grillo, per favore. E ho sì, cazzo, faccio sì qualcosa, aspetti un attimo. Sono andato, ho preso una web, sono andato lì e ho detto, Mario, me lo ripeto, mi dica esattamente quello che ha detto a me. No, deve dire beh. E io se faccio così, rischio il posto di lavoro. Allora, rischio il posto di lavoro, ma quale lavoro? E cosa ti mastichi la dignità tutte le mattine per il tuo lavoro? Guardate che la parola lavoro è diventata veramente una parola dietro di cui si banca qualsiasi ricatto morale alla gente. Che cos'è il lavoro? 12 milioni di posti di lavoro, dice Obama. Quale lavoro? Che tipo di lavoro? Pulirsi le scarpe è lavoro? Che cos'è il lavoro? Andare a 500 metri a cavare. Il lavoro è diventato la schiavitù di oggi, identica del lavoro. Essere schiavi oggi con le leggi che hanno fatto. Tu prendi un'impresa per fare il lavoro, la prendi in appalto, non dai il subappalto, nel subappalto, nel subappalto.
musicali, devo fare l'IVA. Quando l'IVA ha guadagnato 16 miliardi di euro dal 2000 al 2008, 16 miliardi, adesso la trattativa chi la fa? Il governo con i lavoratori? E lui si è tirato indietro perché le hanno chiusa la fabbrica, non l'ha mica chiusa lui, e le hanno chiusa in un momento ideale. Lui era ricerca gratis 18 anni fa, ha fatto ammalare mezza città, ha guadagnato 16 miliardi dal 2000 al 2008, poi arriva la crisi, 2008 le nostre robe. Sono le due più grandi multinazionali della pellicola Kodak.
arriva il digitale, cosa succede? Che la porca fallisce, manda a casa e licenzia 7.500 dipendenti, va bene? Seguite? La Fushi no, perché? Perché c'è stata una riconversione di un manager intelligente, con la pellicola, fa lo schermi per i televisori HD e con centinaia di migliaia di acidi, perché usavano gli acidi con la pellicola, che cosa si inventano? Usano gli acidi per fare trend di bellezza. E oggi la Fuji è la prima multinazionale sulle trend di bellezza. Non ha chiuso, ha dato da lavorare, ha intermittato il lavoro con un'idea. Noi abbiamo bisogno di persone così che hanno idee, l'energia, dobbiamo avere un piano energetico, dire cominciamo adesso, tra 30 anni, muoviamo il petrolio, facciamo con le energie rinnovabili, adesso, e i posti di lavoro si trovano per fare energie rinnovabili, non fare inceneritori, biomassa e società e centrali a olio combustibile, per fare cosa? Per fare energia che fa calore, per scaldare le nostre case che rispettano il 50%, ma è assurdo, facciamo le case in un altro modo, pompe di calore, geotermico, Dio mio, avete sole, vento, c'è tutto, e fanno i pozzi di petrolio a 2 chilometri dalla costa, e voi non dite niente, ma dovreste essere lì a presidiare tutto il giorno queste cose, non si diritto. Ecco qual è il futuro di Pantera, pozzi di petrolio, il fossile è il futuro di questa gente qua. Quindi noi siamo per queste cose, abbiamo un programma che non legge nessuno, ma dovete fidarvi, se non vi fidate, votate UDC, Casini, brave persone. No, la vergogna è un po' di là, un po' di qua. La mafia è in Italia. Allora, se vi scrollate di dosso questa piceria, che basta, è finita, basta. La mafia la porteremo in borsa, la distruggeremo con la Consol. Piacere essere con voi, scusate, dovrei essere più tranquillo, essere più sereno, perché poi le televisioni mi guardano così, è uno che grida, è uno che fa solo proteste, non fa proposte, li riempiamo di proposte, cliccate sul programma del Movimento 5 Stelle e ci sono tutte le proposte di 5 anni fa che fortunatamente hanno copiato tutti, stanno copiando tutti, dai nostri idee alle nostre battaglie. Questo è un buon segno, noi siamo degli sterilizzatori umani, noi come entriamo nel comune o nella regione fate entrare 7-8 di queste persone e capirete quello che succede nella vostra regione, non avranno più tanto. Grazie, vi abbraccio e nella vita siamo a voi. Buonasera a tutti, io sono Giancarlo Cangiatelli e sono il candidato alla presidenza della Regione Siciliana. Il Movimento 5 Stelle si sta presentando a queste elezioni regionali come probabilmente l'unica alternativa possibile ai partiti, l'unica alternativa credibile a questi partiti. Noi dobbiamo sicuramente, indubbiamente cambiare passo in questa regione che non riesce più a guardare i cittadini come Alice, 5 al 1, Sicilia, 5stelle.it. Programma, potete andare a vedere, lo consultate, lo commentate, mandate un'email e proponete qualcosa che manca, perché probabilmente che manchi qualcosa, ma è un programma scritto dai cittadini. Se manca qualcosa, un cittadino lo propone e allora inseriamo dentro e vi invitiamo a discutere anche le altre proposte. Ed è questa la novità, che non è un programma che è stato scritto da 6, 4, 8 anni, ma una stanza, è stato scritto per lei, è stato scritto attraverso il lavoro di tanti attivisti con i gazzetti di strada, chiedendomi cosa proponete, cosa volete fare, cosa volete attenzionare, cosa è. E allora il programma che mettiamo in giro adesso, pensare che dai queste lavorative, l'utilizzazione dell'acqua, una conversazione di rifiuti, turismo e come ci si deve produrre il lavoro. E come facciamo? Tutte le nostre politiche, la produzione, gli stati della ovviamente 2.500 euro al mese, 2.500 euro al mese, e il taglio di tutti i
Casa vostra, caro, ma vuoi staccare? Prima di andare lo portiamo. Fai il movimento nostro, lo conosco. Lo conosco. Non lo so dove ce lo fai, ma ce lo mettiamo. Non possiamo dire che il cammino è il mio, ma forse che il tempo ha dato il mio, non è il mio.